Ciao, allora, video sull'apertura del pacco dell'Amazon. Non è proprio un'apertura del pacco perché l'ho aperto ieri sera perché è successo un po' un casino col corriere e niente, mi è arrivato un giorno prima, doveva arrivarmi oggi, invece mi è arrivato ieri pomeriggio, tipo alle 4, alle 5, una cosa del genere. Allora, questo è lo scontrino più o meno con il totale 62,70 euro. Sì, lo so, lasciamo stare. Allora, vi faccio subito vedere cosa ho preso, così non faccio video di 750 miliardi di ore. Ignorate i miei capelli perché sono veramente in condizioni pietose. E iniziamo subito. Vi dico anche i prezzi e vado in ordine con la lista, almeno non faccio casino. Allora, primo ingrediente che c'è, tutto l'olio di... Boh. Non lo so, olio di qualcosa. Primo ingrediente è un attivo e è allantoina. L'allantoina praticamente è un addolcente per la pelle secca, irritata, sensibile, fragile, tutte queste belle cose. È in polvere molto fine, sembra quasi talco, più o meno. Siamo lì. E vabbè, un ingrediente allantoina chiaramente è pura. E le dosi consigliate sono dallo 0,1 all'1% nelle nostre cremine o preparati. 50 grammi di polvere, 2,90 euro. Quindi vabbè, io l'ho presa perché volevo provarla. Boh. Poi, secondo ingrediente, conservante Cosgard 30 ml. Appunto era quello che mi mancava a me perché non avevo conservanti, quindi ancora non avevo fatto creme né niente, solo... burri e comunque cose senza fasi acquose. Inci benzil alcol deidroacetic acid, vabbè, quello e acqua. L'ho pagato 30 ml 3,50 euro. Poi ho preso la glicerina vegetale, glicerina vegetal. Sono 250 ml. E l'ho pagata 3,50 euro e è un umettante molto utile in quasi tutte le creme, insomma. L'ho presa su Amazon perché in farmacia costa uno stonfo, cioè tipo 100 ml l'ho pagato 5 euro, cioè qualcosa veramente assurdo. Quindi ho detto, poi questo è più carino perché ha la bottiglietta così trasparente che mi sembra proprio di fare tipo, non so, la chimica pazza o robe del genere. E vabbè. È così, leggermente untuosa, la conosciamo. Poi, estratto idroglicerico di edera, credo sia quella rampicante. È un estratto in glicerina, appunto, acqua e glicerina. Inci Edera Helix Leaf Extract. Praticamente è un tonificante, quindi serve per fare gel per le gambe, tonificanti, robe del genere. E ha questa consistenza... È sudicissimo, è tutto mega unto, questa consistenza molto acquosa, vedete? Così. 30 ml, 2,90 euro. Poi, andiamo avanti. Estratto aromatico di albicocca, 10 ml, 3,20 euro. E è questo cosino, è nelle boccettine tipo degli oli essenziali. Ha un odore veramente favoloso, cioè sa proprio di... marmellata di albicocche, ma non la marmellata, quella sfigatella del tipo della Coop o dell'Esselunga, cioè proprio la marmellata. C'è un odore marmellatoso, cioè io me lo mangerei. Forse si può anche mangiare questa cosa perché tipo è... No, no, non lo voglio sapere. Cioè, se so che si può mettere tipo nei dolci o insomma, se si può mangiare faccio dei casini, quindi lasciamo stare. Poi cera di soia, 75 ml, cioè 75 grammi, non millilitri. E è questa qui, cera vegetale di soia. L'ho presa perché voglio iniziare a fare le candele da massaggio. Voi direte, chi te li fa massaggi? Nessuno, me li faccio da sola. E quindi mi faccio queste candele. Allora, l'odore non mi viene in mente di cos'è. Allora, è così, sembra morbida, ma in realtà è durissima. Vedete? Ha un odore che a me mi ricorda vagamente, molto vagamente,
un tipo di formaggio molto pungente, però non è un odore sgradevole, un po' plasticoso, un po' formaggio plasticoso, non lo so, non mi viene, cioè è da ieri sera che mi è arrivato il pacco che annuso questo coso e non mi viene il nome del formaggio. Nel caso, se ce l'avete o se non lo so, se vi viene in mente qualche tipo di formaggio, scrivetemelo sotto perché io devo riuscire a capire, devo mettermi in posizioni scomode, io devo riuscire a capire che cacchio di odore ha questa cosa, perché è buonissimo, però non riesco a capire che odore è, perché è veramente particolare. Se mi viene in mente poi lo scrivo, non mi verrà mai in mente. Comunque, cera di soia 2,90 euro, 75 grammi. Poi, su Amazon c'erano delle novità. E io mi sono fatta tentare dal burro di cacao Fil 3, ovvero il burro di cacao chiaro. Aromazon prima aveva quello scuro, che era quello marroncino, che aveva un odore terribile, cioè non si poteva sentire. Io feci un burro montato alla vaniglia, ma cioè, sapeva solo di cioccolato, ma cioccolato troppo forte, cioè troppo. Questo, allora, a parte vabbè, è solido, si è spaccato in due. Ma appunto è proprio un coso solido, non so se no, uscire non esce, però comunque è un tocco solido. L'odore ricorda vagamente il cioccolato bianco. Me l'ha detto mia madre ieri sera, ha detto che cos'è il cioccolato bianco? Sì, la base del cioccolato bianco praticamente. Questo qui costicchia 100 grammi, cioè 100 millilitri, li ho pagati 4,70 euro, quindi comunque non è proprio economico. Costa molto meno quello di Dragon Spice, che costa, mi sembra, 2 euro per 100 grammi. Non me lo ricordo, comunque, l'ho rimosso. Poi mi sono fatta tentare anche da un altro burro, che è il burro di mango. E l'ho comprato perché ho letto su Capelli di Fata che è molto buono per i capelli, quindi io sto facendo di tutto pur di salvarli, poverini, che oggi sono veramente, sembra un carciofo, non lo so. E poi l'ho comprato perché, non lo so, c'è proprio questo odore di mango. Avevo questo odore di mango in testa, nel naso anzi, che volevo prendere il burro di mango per snasarlo più che altro. Ho preso 100 ml a proposito e l'ho pagato 5,30 euro, quindi costicchia un pochino. L'ho aperto, l'ho anche usato, tra l'altro perché ho appena fatto un burro montato, ne ho usato un bel po'. Ma l'odore non esiste, l'odore di mango, cioè non sa di mango. Quindi potrebbe essere benissimo un qualsiasi altro tipo di burro. È un po' plasticoso. L'odore è leggermente plasticoso. Non è troppo forte, anzi è molto delicato, però ha questa nota leggera acidula. Non so, ha un odore un po' particolare. Poi io non sono brava a descrivere gli odori, quindi c'è. Magari vi ho detto una nota acidula e per voi è dolce. Ah sì, forse una nota un po' fruttata, ma acidula allo stesso tempo. Cosa vuol dire lo so solo io, però va bene. Poi, ci siamo. Il mio amore. Mezzo chilo di burro di karité, 500 grammi, pagati 11 euro, quindi regalato praticamente. E perché appunto stavo finendo quello di Dragon Spice, anzi lo prendo perché poverina è qui da solo. E quello di Dragon Spice, ormai dopo il burro montato di oggi, mi sa che avrà vita molto breve. O lo regalo a mia madre e io mi prendo direttamente il mezzo chilo, oppure non lo so. Qui, come sempre, tutti i burri hanno il coperchiettino. È inutile, cioè non lo sto neanche a. L'odore non c'è. Perché mi arrivano sempre email o entra gente su Messenger o mi arrivano notifiche? Mi arriva di tutto quando faccio video. Comunque, lasciamo stare. L'odore. Allora, ce l'ha l'odore questo qua. Anche questo, ma questo non mi piace tantissimo. Questo qui ha un odore buono perché, se riesco a capirlo, cioè è quasi impercettibile. Non riesco a capirlo perché è troppo delicato. Comunque mi piace tantissimo. Anche la consistenza. Io sto malissimo su questa sedia.
Dicevo, anche la consistenza mi piace molto di più quella di Dragon. Sì, ciao. Quello di Aromazone che di Dragon Spice. Sarà che quello di Aromazone è stato il primo che ho provato? Sarà che quello di Dragon Spice è un po' troppo pippoloso? Poi, boh, magari può essere anche. Dipende dal fatto che, boh, nel trasporto si sono sciolti, si sono risolidificati, non lo so. Cioè, secondo me, durante i trasporti questi burri vedano di tutto e di più. Quindi lasciamo stare. Mi è caduto tutto. Comunque, dopo il burro di karité abbiamo il, se riesco a pronunciarlo, vabbè, il nome è Caprilis e fin qui ci siamo. È lo stesso olio che ho preso anche su Dragon Spice, ovvero il Caprylic Capric Triglycerides. Sono stata brava. E cos'è? Il Caprylic Capric. Il Caprilis, praticamente, nell'altro video vi dissi che è un olio neutro. È giusto, ma è sbagliato perché sì, è un olio, è neutro, però c'è da dire che è un olio sintetico, quindi è un olio che non irrancidisce mai. Quindi si può usare per, non lo so, per fare trucchi, per fare cose che non si usano in breve tempo, più o meno. Non so se mi sono spiegata. Comunque, per cose che si consumano in mesi e mesi e mesi e mesi, quindi non irrancidisce e lo potete usare. Cioè, è immortale, non finisce mai questo. La consistenza è questa qui, appunto, di un olio. Oh, che carino, mi si vede all'incontrario. Ciao! Lasciamo stare. 250 ml, 3,90 euro, quindi convenientissimo. Poi ho preso, non poteva mancare, una sfilza di Berlingot. E a parte ne ho presi anche del. Ne ho presi anche dell'altro ordine? No, ok, ne ho presi solo 4. Perché di solito io faccio gli ordini su Amazon, sono lì a mettere la roba nel carrello. Madonna, che capelli! Sono a mettere la roba nel carrello, arrivo magari a 56-57 euro, non so più cosa mettere. Allora vado lì, Berlingot, e mi scateno. Cioè, tipo, o ne prendo 27.000 o ne prendo solo 3, 4 perché mi devo contenere. Allora, il primo è l'olio vegetale di Baobab. Non si sente. Allora, io tutte le volte che prendo questi maledettissimi berlingot, comincio a snassare, fare così per 3 ore e mezzo, quando poi mi rendo conto che queste cose sono tipo sigillate e non si aprono, cioè c'è questa cosina qua, vedete, che va strappata e vi si apre il cosino. Dopo che l'avete aperto, non lo richiudete più. Quindi o travasate i berlingot in un cosino così da 10 ml di un olio essenziale vuoto, oppure non li aprite. Quindi io tutte le volte sono qui e cerco di snassare, ma niente, non mi entra in testa che l'odore non si sente da qui fuori. Olio vegetale di Baobab, tornando a noi, 1,50 euro, 10 ml. Poi abbiamo il Monoi, che appunto è olio di cocco e fiori di Monoi macerati nell'olio di cocco. E appunto, come l'olio di cocco è solido, vedete? Leggermente solido. Si scioglie sopra ai 20-22 gradi, ora non mi ricordo quanto. Monoi, 1,75 euro, sempre 10 ml. Mi hanno. Ciao Valentina! Mi hanno parlato molto bene comunque dell'odore del Monoi, soprattutto quello di Aromazone. Io l'ho preso piccolo perché lo volevo provare. Appena lo apro e lo snaso. Se mi piace ne compro 10 litri. Poi abbiamo il macadamia, che è questo qui, olio vegetale di macadamia. E l'ho preso perché nell'ordine di Dragon Spice, che ho fatto l'ultimo con tutti gli oli, avevo ordinato l'olio di macadamia, ma mi era arrivato quello di mandorle, quindi ora non ho più mandato email perché non c'avevo voglia di stare a discutere, quindi non avevo più olio di macadamia. 1,25 euro, sempre i famosi 10 ml. Ultimo berlingot è l'olio vegetale di nocciola, noisette. E l'ho preso perché, a parte io amo la nocciola, tipo adoro la nocciola più di ogni altra cosa, penso sia uno dei pochi frutti secchi o quello che è che mi fa impazzire. E non lo so, ero curiosa un po', ora devo anche studiarmi un po' a cosa servono questi oli, perché forse so qualche cosa un po' alla meno peggio, però voglio un attimino sapere a cosa serve. Sempre 1,25 euro, sempre 10 ml. E
e dagli un'altra volta. Poi, ho preso il gel di aloe vera 100 ml, che viene in questa cosina di latta, con il pispolino, e dentro il gel di aloe è così trasparente. L'ho già provato, è qualcosa di fantastico. Cioè, idrata tantissimo, si è subito asciugato e ha questo odore. È un po' particolare il gel di aloe. L'odore è un po' forte, cioè sa proprio di pianta. Però comunque niente di schifoso. Poi comunque svanisce perché si assorbe velocissimamente, cioè non ho più niente, vedete? Non si nota la differenza, idrata tantissimo la pelle e mi piace. 100 ml, 6,90 euro. Poi un Verrea Bouge Choupito. Ah, sì, questo. Il Verrea Bouge Choupito, 95 centesimi, sarebbe questo bicchierino di vetro che io ho preso per fare le candele da massaggio, perché non avevo voglia di usare quelli vecchi, perché magari c'erano tutte le cere sintetiche, perché erano sporche, perché mi faceva fatica pulirli e perché volevo spendere 95 centesimi inutilmente. Lo ammetto. Niente, ci farò una candela da massaggio, forse farò un tutorial, non lo so. Se lo volete scrivetemelo. E niente. Poi, Bandelettes pH Lotta dei 15, le cartine tornasole per il pH, perché senza queste non si fanno creme. Quindi se volete fare cosmetici, le cose fondamentali sono, a parte i vari ingredienti, questo e questo. Senza questi due le creme non le fate. Io da tipo un anno che ho comprato materie prime su Aromazon, Dragon Spice, Tizio Caio Sempronio, e non ho ancora fatto una crema perché non avevo queste due cose. Ora che ce l'ho mi scateno. 2,50 euro a proposito, 15 cosine di bandelette SPH, le cartine tornasole. Poi ho preso il Becher, che è sporco, perdonate, c'è un po' di olio, ma l'ho appena usato e l'ho levato dalla lavastoviglie per farvelo vedere. Becher graduato da 100 ml, vedete, è diviso in 20 ml, poi 5, insomma di 5 in 5, e viene 90 centesimi. L'ho preso perché mia madre mi stava stressando la vita e stava dicendo, cioè mi stava sclerando perché io usavo sempre le cose della cucina, quindi ora uso questo così non mi stressa più l'esistenza. E alla fine abbiamo un pot plastiche che è praticamente, vabbè, il contenitore vuoto per le creme da 250 ml, pagato 1,90 euro. È tantino perché comunque, cioè, è una cosa vuota, traslucida con, cioè, il tappo si svita chiaramente. Poi abbiamo la protezione di plastica e poi vabbè, io ci ho già fatto un burro perché non posso aspettare, ovviamente. E dentro viene così. Oddio, quanto è buono questo burro! Ah! Non vedo l'ora di spalmarmelo ovunque. E questo è il nostro ciccio pasticcio. Totale 62,70, spedizioni gratuite perché ho superato i 59 euro. Fra 2 mesi dovrebbe arrivarmi lo sconto, quindi se voi fate un ordine, dopo 2 mesi, a distanza di 2 mesi, vi arriva uno sconto, tipo si chiama check de boh, check qualcosa. Comunque vi arriva l'email con scritto check di sconto, di bla bla bla. Di solito sono 8 euro o 16 euro, quindi vi arriva comunque uno scontino così. Quindi io farò un altro ordine perché mi sono letteralmente innamorata di questo cosino all'albicocca. E penso che ne comprerò altri 2000 perché è fantastico. Tra l'altro il burro e altra email. Dicevo, il burro montato che ho fatto, che ho messo qua dentro, ci ho messo l'estratto di albicocca e è qualcosa di... Me lo sono un po' spalmato addosso e so di albicocca effettivamente. Comunque, niente, questo era il video. Penso che molto presto, appena ho finito di studiare, perché sto studiando per queste cose, cioè non è una cosa... Fare cosmetici in casa non è una cosa che uno dice, ma sì, domani faccio una crema, cioè non esiste. Io volevo farlo, però poi mi sono accorta che c'era veramente troppe cose da sapere. E quindi sto studiando come una pazza. Molto presto vi farò un video con tutte le proprietà principali degli oli vegetali, quindi, cioè non degli oli essenziali, quindi non quelli che stanno qua dentro, ma gli oli veri e propri, cioè proprio l'olio di mandorle, di germe di grano, di jojoba, di argan. Non vi farò magari delle spiegazioni approfondite su ogni
oli particolari tipo il baobab, appunto, o il nocciola, o il nocciola o macadamia, o no, il macadamia è abbastanza comune. Comunque non vi farò video troppo approfonditi su oli che sono difficili da reperire o che costano tanto. Magari l'argan è un po' un'eccezione. Però un'infarinatura un po' così di quelle cose che sto imparando, studiando veramente tutti i giorni e tutte le notti. E basta. Credo che sia tutto. Ho dei capelli veramente che mi vergogno andare a giro così. Sembro veramente un carciofo. Ai. Io spero che vi possa essere utile questo video, come tutti gli altri che sto facendo sugli ordini che faccio su Aromazon o su Dragon Spice, perché non lo so, magari può essere utile un'informazione su un determinato prodotto, tipo l'odore dei burri, l'odore degli oli, le consistenze degli oli anche, comunque oppure anche di tipo questi estratti glicerinosi. Io non pensavo fosse così liquido, cioè io pensavo che fosse più viscoso. Comunque, niente, spero vi sia utile. Sto divagando, sto vedendo un video lunghissimo, come al solito, perché io quando chiacchiero, chiacchiero. Quindi con la mia maglietta con le caramelle Cherry Hill vi saluto, la mia maglietta da casa. E niente, ci vediamo nel prossimo video che sarà forse un tutorial, forse una ricettunzola. Vedremo. Alla prossima, ciao!